Ben trovati, tra poco comincia l'informazione raccontata e abbiamo voluto in esterna preparare questo intro della nostra trasmissione perché c'è l'aria natalizia, siamo già a dicembre in città, nelle città siciliane in particolar modo e come vedete siamo da Cake Amore di Zucchero, anche qui. Però nonostante gli addobbi, nonostante il clima natalizio è sicuramente davvero accogliente, si registra un calo per quel che riguarda gli affari in generale. Addirittura ci dice Giusy Capone, che ringraziamo per la sua disponibilità, siamo intorno all'80 se non al 90% rispetto all'anno scorso. Giusy? Sì. Sì, vero. E quindi purtroppo c'è questo calo. Speriamo che un po' le cose cambiano. Noi siamo qua, stiamo facendo tutto, stiamo preparando il Natale, abbiamo addobbato il negozio come al solito. Speriamo che un pochino lo spirito natalizio ci aiuti un po' lo Stato ad aiutarci e le persone ad avere più voglia di uscire, di andare a fare acquisti e di comprare i nostri prodotti come tutti, come anche quelli degli altri, logicamente. Anche se a proposito di shopping poi ci bacchettano dicendo state attenti, non fate le file, non fate assembramenti. E prima di uscire di casa tecnicamente dovremmo anche telefonare agli estranei e dire al mondo intero sto andando a fare gli acquisti o mi sto recando appunto da Giusy Capone, da Cake Amore Zucchero, insomma mi sembra assurdo tutto questo, bisogna trovare una soluzione. E allora nel corso della trasmissione parleremo dei problemi dei commercianti, dei ristoratori in generale, con ospiti in studio e contributi dalla redazione. Parleremo anche di quanto avvenuto a livello di cronaca con un'operazione dei carabinieri tra Mascalucia e Gravina, tutto questo all'interno dell'informazione raccontata che sta per cominciare. Io però, Giusy, prima di dare la linea alla regia, sono curioso, vedo qua impacchettati, belle impacchettati, i famosi panettoni artigianali, fiori d'arancio, al pistacchio e quant'altro. Tirano ancora, nel senso sono arrivate prenotazioni? Sì, sì, per questo le persone non dimenticano i nostri prodotti e qualche prenotazione già ce l'abbiamo e spero che ne arrivino tante altre. E poi a Natale sempre si arriva sempre all'ultimo, questo è sempre stato così. Speriamo bene. Sì, come nostri prodotti diciamo principali abbiamo quello che va di più, è la Nutella di pistacchio, il nostro pandoro, oppure i marron glacé, che è la nostra specialità. Bene. E sto vedendo anche facciamo le fette di marzapane. Ecco, le vediamo, sono carinissime. Ecco qui, anche un'idea regalo. Lo so che ci stiamo dilungando, però siamo qui da Cake Amore di Zucchero. Vedo la torta nuziale. A quanto risale, Giusy, l'ultimo matrimonio che appunto avete fatto come catering? Tu stai toccando proprio una nota dolente, perché proprio quello che ci manca di più sono stati i matrimoni che sono stati di 2 anni fa, perché quest'anno i matrimoni sono slittati tutti. Abbiamo avuto qualche piccola cerimonia, ma proprio tipo di 10 persone, 15 persone, quindi non si parla di vere torte nuziali. Speriamo di riprenderci presto e che quest'anno si siano tutti i matrimoni rimandati l'anno scorso, che solo per noi erano 40. Grazie, grazie Giusy Capone, buon lavoro, in bocca al lupo e noi diamo la linea subito allo studio e dunque tra pochi secondi in onda con l'informazione raccontata. Quando la passione diventa mestiere.
Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Bentrovati amici all'ascolto e alla visione dell'informazione raccontata. Tanto da raccontarvi per darvi testimonianza di come stiamo attraversando questo periodo estremamente complicato. Tra poco, tra i titoli della nostra redazione, anche le prime indiscrezioni sul nuovo DPCM, sul nuovo decreto che ci porterà sino al 15 di gennaio. E sicuramente troviamo in primo piano il fatto che il lockdown, o meglio il coprifuoco, sarà confermato alle 22, questo è un punto fermo, e ci sarà il problema dello spostamento tra regioni, questo è già confermato, non è ancora ufficiale, ma sono soltanto delle notizie che sono trapelate da questo confronto tra lo Stato e le regioni. Ristoranti e bar che dovranno chiudere anche a Natale e a Capodanno alle 18, così come adesso, almeno queste sono le indiscrezioni, ma ripetiamo, queste notizie sono ufficiose, così come riportato dai nostri titoli. Intanto subito in apertura la cronaca che ci porta nel catanese tra Mascalucia e Gravina, perché i carabinieri, come vediamo in queste immagini di Catania, del comando provinciale, hanno eseguito provvedimenti restrittivi per 16 persone indagate a vario titolo per reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività di indagine condotta dalla compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania, come vediamo in queste immagini, da aprile ad agosto 2019 ha permesso di individuare due distinte organizzazioni criminali, come vedete con queste telecamere nascoste in un bar, operanti principalmente sulla via Francia di Gravina di Catania, nonché sul territorio del comune di Mascalucia e in zone limitrofe. Rispettivamente queste organizzazioni, dirette da Giuseppe Nicolosi, conosciuto nell'ambiente anche come Kawasaki, e Roberto Cerami, entrambi si spartivano il territorio per lo spaccio di cocaina e marijuana. Le indagini, effettuate mediante attività tecniche e dinamiche, come stiamo vedendo, sono state supportate dalle dichiarazioni di alcune persone informate dei fatti, che hanno consentito di far emergere l'operatività dell'associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, di cui si è potuto delineare in dettaglio la struttura. Le donne in particolare, ci sono anche due donne arrestate, gestivano la contabilità di queste organizzazioni. Ma a proposito dei particolari di questa operazione che è stata portata a termine dai carabinieri, sentiamo il comandante della stazione di Gravina, si chiama Giuseppe Anobile, che fa il punto della situazione dopo questo importante blitz antidroga. L'odierna attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nasce da acquisizioni info-investigative dell'Arma dei Carabinieri, che vedono su via Francia una fiorente piazza di spaccio. Grazie ad attività tecniche e attività di osservazione si è riuscita a divenire a due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, associazioni gestite da componenti di nucleo familiare. La particolarità di questa attività è che le donne di questi nuclei familiari gestivano sia l'occultamento della sostanza stupefacente che la contabilità. Insospettiti per i numerosi rinvenimenti di sostanza stupefacente, gli odierni indagati
hanno cercato di distruggere apparecchiature di captazione audio-video dando fuoco alla boscaglia presente davanti al complesso popolare di Via Francia. Allora, questa è la situazione per quanto riguarda appunto le dichiarazioni di Giuseppe Anobile, che è appunto il comandante della stazione dei carabinieri di Gravina, per questa operazione che ha scoperto lo spaccio tra Mascalucia e Gravina di Catania. Sul nostro sito www.sicrapress.it troverete altri dettagli. Adesso andiamo al villaggio Santa Maria Goretti con il nostro Sandro Gaglio. Lavori in forte ritardo per quanto riguarda la potatura, ma anche la pulizia del torrente Forcino. Tant'è che quando piove, e sabato c'è stata anche una tromba d'aria, i danni sono inesorabilmente puntuali ad arrivare a giungere. Quindi sentiamo il nostro Sandro Gaglio. Buongiorno dal vostro Sandro Gaglio. Santa Maria Goretti, tre giorni dopo il passaggio della tromba d'aria, stiamo vedendo gli operai della multiservizi in azione. E la domanda che ho posto a loro era se l'intervento era di potatura o di capitozzatura. È una risposta più che mai corretta, è la messa in sicurezza degli alberi, la messa in sicurezza degli alberi dove la tromba d'aria ha creato problemi, cioè con rami spezzati, con tutto ciò che poteva e chiaramente ha creato quei danni che abbiamo visto giorni addietro, precisamente con alberi che si sono abbattuti sulle auto, e meno male che tutto ciò è successo di notte. Noi siamo qua, stiamo prendendo atto del lavoro degli operai della multiservizi e quindi della messa in sicurezza degli alberi del villaggio Santa Maria Goretti. Sono qua, come vedete, tanto c'è da lavorare, tanto c'è da fare, alberi ce ne stanno dando. Con noi oggi Orazio Vasta dell'USB. Qual è la lamentela dei residenti, degli abitanti di Santa Maria Goretti? Io parto dall'ultima frase che hai detto, messa in sicurezza. Infatti basta vedere, si capisce subito che non c'è stata mai sicurezza. Oggi questi alberi vengono messi in sicurezza perché è passata la tromba d'aria, ma sono sempre stati in pericolo perché, come hanno denunciato gli stessi abitanti, alcune ore dopo il passaggio della tromba d'aria, questi alberi sono da almeno 10 anni che non vengono potati, ora si stanno tagliando. Certo, messa in sicurezza si dovrebbe anche salvaguardare la vita degli alberi, comunque questo è un altro discorso. Noi come Federazione del Speciale USP Catania abbiamo denunciato sin dall'inizio lo stato d'abbandono di questo quartiere. Questo quartiere ogni volta che piove diventa un mare aperto. I vigili del fuoco di questo quartiere sono intervenuti anche con il sommozzatore per tirare fuori gli automobilisti bloccati dentro le auto per le acque che si alzano, altro che Mar Rosso e altro che passaggio di Mosè. Il problema reale è che questa è una delle zone, una dei tanti quartieri sud di Catania che sono abbandonati. La politica, l'amministrazione comunale, ma non sto parlando esclusivamente di quella attuale, ma di tutte le amministrazioni comunali, quelle che hanno portato proprio Catania al disastro e al disastro, al disastro, al disastro, non hanno mai fatto nulla. Qui si riconoscono e si vedono solamente per le campagne elettorali e poi quando succedono queste calamità che vengono chiamate naturali. Su questo noi come Federazione Sociale abbiamo denunciato prima ancora che ufficialmente il Comune dicesse quali sono le procedure per poter accedere ai finanziamenti per le riparazioni, per i danni subiti. L'assessore Alessandro Loporto ha detto subito dopo l'evento che i cittadini devono presentare una richiesta, fare una perizia filmata con fotografie per poter partecipare al bando. Ebbene, una perizia filmata, una perizia giurata, costa dalle 400 alle 600 euro. Ora dico io, ogni cittadino che ha subito il danno, ogni cittadino che è stato devastato dai danni, che non sono solamente calamità naturali, deve anche spostare dai 400 ai 600 euro, perché è veramente, stiamo scherzando, siamo su scherzo affatto, siamo al villaggio Santa Maria Goretti devastato. Bene, ma
Ma io avrei una domanda. Sorge spontanea. La strada, le abitazioni sono al di sotto di oltre un metro il livello della strada, quindi qualcuno la civiltà a queste case gliela avrà dato in un certo tempo storico. Certo, bisognerebbe vedere anche come sono state autorizzate, che autorizzazioni ci sono state, che tipo di progetto c'è. In realtà, diciamolo, anche questo, chiaro e forte, Catania non ha un piano abitativo, qua si è costruito ovunque. E infatti ogni volta che c'è pioggia, ogni volta che c'è maltempo succede quello che succede. Però non continuate, signor amministratore, a chiamare calamità naturale disastri che sono stati consumati dall'amministrazione, dalla mala amministrazione comunale e politica. Il rumore di sottofondo sono gli operai della Multiservizi. Santa Maria Goretti è una delle storie di questa città che andrebbe una volta per tutte definite. Non si può giustamente aspettare la calamità naturale, ossia pioggia, ossia il passaggio di una tromba d'aria, perché si possano risolvere questi problemi. Possibilmente parlare con gli abitanti, possibilmente visitare i luoghi sarebbe la soluzione a questo problema. Dal vostro Sandro Gaglio, una buona giornata a tutti. E torneremo su questo argomento sicuramente per quanto riguarda il ritardo degli interventi, l'abbandono di una zona, di un quartiere, di tutta la zona sud con una politica disattenta, una politica che proprio ieri, pensate, al Consiglio Comunale non ha in qualche modo presenziato. Perché? Perché ieri al Consiglio Comunale di Catania, nel consesso civico che rappresenta la città di Catania, erano in discussione due argomenti. Uno per quanto riguarda il nuovo appalto per i rifiuti settennale, quindi da 150 milioni di euro, e l'altro sui debiti fuori bilancio. Ebbene, la seduta è cominciata con 30 consiglieri su 35, al momento della votazione erano in 15 e quindi non c'era il numero legale per la votazione. Questo dunque a conferma della irresponsabilità di tanti consiglieri comunali che rappresentano la città di Catania e sono pagati comunque dai cittadini catanesi. Chiusa parentesi, veniamo ad altre situazioni sicuramente che non ci fanno sorridere. I ristori non bastano, è crisi nera, parliamo di partite IVA, di commercianti, di piccoli e medi imprenditori. È con noi nuovamente in studio Giancarlo Di Giulio, titolare del birrificio artigianale Namaste. Ben trovato e bentornato Giancarlo. Allora, grazie. Cos'è successo dalla settimana scorsa quando sei stato qua ospite in studio ad oggi? Mi ha colpito una particolare frase che mi hai scritto sul WhatsApp: mi stanno uccidendo. Sì, ci stanno uccidendo, perché di fatto tu dicevi che i ricoveri non bastano, i ristori non bastano. Dove sono? Chi li ha visti? Cioè, torniamo sempre a quel discorso, 2.000 euro, ma si sapeva, non possono bastare. L'abbiamo chiamata la settimana scorsa elemosina, beh, quello è. Mancetta, no? Stai zitto, ti do qualcosina. Io personalmente non ne ho visti, la mia azienda, il mio codice Ateco continua a non avere ristori da parte né della regione né dello Stato. Quindi come si fa? Mi stanno uccidendo, perché ogni giorno, adesso siamo al decreto Quater che è stato firmato domenica, poi non si capisce perché questi ristori li fanno di notte, no? Sì, col favore delle tenebre. È uscito il primo ristori, poi primo, ristori bis, ter e quater. In quattro ristori, tranne che sul terzo, ma per un discorso solo fiscale, che hanno posticipato le scadenze fiscali, come codice Ateco nostro, ma così come tanti altri, mi riferisco al turismo, alla ricettività, eccetera, non siamo contemplati. Quindi va bene così, cosa vuoi fare? E ogni giorno i tuoi operai sono sempre in cassa integrazione. Sì, sì, ma non può essere diversamente. Quindi quel mi stanno uccidendo è perché tu ogni mattina, una volta quando mi svegliavo la mattina, aprivo gli occhi e dicevano bene, adesso iniziano ad arrivare i costi, però ringraziando Dio arrivavano anche i ricavi, no? Certo. Che la mattina prima arrivano i costi e sono certi e poi speri che arrivino i ricavi per colmare i costi. Adesso arrivano i costi certi comunque ed è certo che non arrivino chiaramente ricavi, ma almeno speri che arrivi un
ristoro da parte del governo centrale, regionale, che non arriva neanche. Quindi oggi apri gli occhi e dici, bene, i costi sono arrivati, vediamo e speriamo se arrivano non più i ricavi ma i ristori. Io non voglio sempre, come al solito, puntare il dito sulla politica, però ti chiedo, ormai da tempo, no, che la pandemia è in corso, siete in difficoltà, soprattutto in Sicilia, è probabile che in questa emergenza si siano amplificate quelle che erano già urgenze. Ma cosa voglio dire? In ogni settore, anche la scuola, che non ti riguarda da vicino, non era messa in buone condizioni la scuola italiana e siciliana. Sappiamo peraltro che il 75% degli istituti scolastici siciliani, perché non avessi inteso, il 75% degli istituti siciliani non è agibile. Sì, 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 così. Cioè gli istituti... Ma anche i comuni, ma anche le case... Parliamo dei comuni che non hanno nemmeno i piani di protezione civile. Assolutamente, assolutamente. In caso di eventi calamitosi, di calamità naturale, evidentemente. E allora, tornando al discorso di prima, le urgenze che sono diventate emergenze, in generale, la politica, senza dover necessariamente dire la politica deve risolvere i problemi, perché anche noi ci dobbiamo mettere la faccia, dobbiamo essere responsabili, si è fatta sentire? Avete avuto punti di riferimento o hai provato a chiamare l'amico dell'amico per chiedere quantomeno qual è la situazione nella disperazione dei commercianti, dei ristoratori, di coloro che ci mettono la faccia e che devono dire ai propri operai, ai propri dipendenti, statevene a casa perché noi dobbiamo stare chiusi. Guarda, hai toccato un punto che io non riesco a digerire, chiamare l'amico dell'amico, perché? Io ho un'azienda che paga le tasse, che paga l'IVA, che paga quello che sia. Perché debbo elemosinare anche lì un mio diritto? Cioè il fatto di dover chiamare l'amico, perché? Quello che dicevi tu, l'emergenza non era un'urgenza che è diventata emergenza, è un'emergenza continua, cioè non è più un trasformarsi, un acuirsi del problema, perché il problema c'è in Italia da sempre. Quello che è temporaneo è permanente, cioè non esiste un carattere temporaneo, perché qualsiasi cosa che è stata data come temporaneità è diventata permanente. È vero, e questa è una situazione davvero imbarazzante. Ma è imbarazzante, guarda, ti racconto un aneddoto. Qualche giorno fa mi ha chiamato il centro per l'impiego di Acireale, il quale mi dice che si stanno attivando per cercare di produrre quello che era nella legge del rimborso qui, come del bonus Sicilia, click day, scusate, non decreto rilancio, no, la paghetta che danno alle persone per stare nel reddito rilancio. Di cittadinanza, perfetto, reddito, come il mio caso, reddito di cittadinanza. Quindi stanno cercando di dare modo e luogo a questo reddito di cittadinanza nel trovare il lavoro alle persone. Io ero impegnato, ho detto alla signora che gentilmente mi ha chiamato, mi dia un numero di telefono, la richiamo io. Non abbiamo telefono. E allora dici, stiamo scherzando o di cosa parliamo? Cioè, certo, un centro per l'impiego che non ha un numero di telefono. Questa purtroppo è diventata l'Italia, un paese dove non ci sono certezze, non ci sono garanzie, non c'è, permettimi di dire, la quotidianità, non c'è certezza nella quotidianità. Ed è una situazione davvero precaria quella nella quale si muovono tutti i commercianti, i gestori dei bar, dei ristoranti, dei ritrovi in generale. Vorrei che in qualche modo consolasse il mondo dei commercianti il nostro opinionista, padre Giovanni Calcara, domenicano, che si trova nel convento di San Domenico a Soriano, a Vibo Valentia, eccolo lì. Buonasera padre Calcara, ciao Giovanni. Buon pomeriggio, buonasera, non so, buon pranzo, cioè,
Ma il problema come possiamo rincuorare questi commercianti che sono disperati? La politica non dà risposte, il territorio è quello che è, non arrivano i sussidi e la gente è a casa e deve portare un pezzo di pane a casa. Ma innanzitutto lo chiamo amico, perché è bello che un imprenditore, anche se in questa dimensione di crisi, parli anche di valori, quale l'onestà, la propria dignità di imprenditore e la cultura della legalità, che, come ha detto lui, naturalmente non esiste, ma è, se lo può rincuorare, è un discorso generale. Non è soltanto la classe imprenditoriale, ma pensiamo a questi cittadini di questi quartieri colpiti da questi disagi. Ecco, mentre vedevo il servizio, per esempio, mi chiedevo l'ipocrisia, certo, della classe politica, ma anche dei dirigenti, di chi dovrebbe controllare, però mi chiedevo, ma le classi professionali di Catania, ingegneri, geometri, i volontari, potrebbero fare loro queste perizie giurate gratuitamente a questa gente in attesa? Potrebbero diventare anche dei potenziali clienti, fammelo dire, del futuro della loro attività. Ho capito. Il Presidente della Regione che va per farsi riprendere, il Comune completamente attento. Io non faccio il giornalista, però io ti inviterei, Umberto, a pubblicare i nomi di coloro che si sono assentati al momento della votazione di ieri al Consiglio Comunale. Ci sarà un elenco di coloro che non hanno, che sono andati via, sono scappati dalle loro responsabilità, ma non sono i consiglieri comunali, è tutta una classe politica che è sotto giudizio, addirittura in tribunale, per avere falsificato i bilanci, e non c'è stato nessuno che ha chiesto scusa alla città di Catania. Anche l'ex sindaco, che è stato destituito, ha detto: beh, a fine carica ritorno. Cioè abbiamo praticamente un'assenza decisionale o di chi comanda dietro le quinte. Così anche per l'imprenditoria. E certo, c'è un modo di fare imprenditoria che è quella assistita dai contributi, dai favori, e che l'amico Giulio rifiuta. Ma oggi chi vuole fare l'imprenditore onesto forse non ha prospettiva. E il discorso della legalità, noi abbiamo avuto questa... È desolante quello che dice padre Giovanni Calcaro, no? Giancarlo, l'onestà alla fine dovrebbe pagare, no? La legalità, lo stare comunque nell'ambito delle regole. Ma guarda, io credo che nessun imprenditore voglia andare oltre le regole. Il problema è che per stare a galla poi devi necessariamente in qualche maniera... sopravvivere, no? E quindi quel discorso del lavoro nero, io credo, per esempio, quando parliamo di lavoro nero, di dipendenti non in regola, mi chiedo però, sempre, scusa, Giulio, a chi giova questo? All'imprenditore tenere un dipendente non in regola non giova. Non giova. Il punto è che costa troppo, non il lavoro in sé del dipendente, ma tutto quello che c'è di accessorio al dipendente. Cioè, oggi un'azienda che vuole, ipotizziamo che ci sia un ragazzo che vuole fare un business, che ha una bellissima idea, che cosa deve fare? Prima ancora di iniziare a produrre con la sua idea, deve pagare iscrizione alla Camera di Commercio, statuto, notai, eccetera. Per cui quello fa un conto, già 5-6 mila euro gli costano solo di burocrazia, e ancora deve mettere in atto la sua idea. Ma perché non snellire questi processi? Cioè, quando hanno fatto per esempio le SRLS a un euro, perché quello era una presa in giro, perché tutti i costi accessori, quindi di registrazione eccetera, ci sono comunque. Quindi il discorso del lavoro nero, il discorso di non emettere lo scontrino, è purtroppo, a mio avviso, non in tutti i casi, ma in molti casi, una situazione che di emergenza poi di necessità virtù in qualche maniera. Chiaramente non sto giustificando chi non emette lo scontrino, chi non fa la fattura o altro. Dico però che se ci fossero le condizioni per lavorare serenamente, io credo che nessun imprenditore evadrebbe un euro. E allora sentiamo padre Giovanni Calcara. Sicuramente la burocrazia uccide quanto la malavita e quanto la corruzione, però è anche vero che è un discorso di filiera. Mi chiedo, le vostre categorie, rappresentanti delle categorie industriali, dove sono?
perché altrimenti si diventa complici di questa. Il silenzio è omertoso ed è dannoso quanto la malavita, il pizzo. Poi mi chiedevi il discorso anche del consumo, perché non fa trend consumare una birra locale di fronte a quella pubblicizzata, per esempio. Allora, che ognuno si assuma la sua responsabilità. Vedevo quella commerciante, ma non è possibile non pensare che consumare sotto casa significa incentivare il piccolo commercio, significa dare lavoro alle persone che si conoscono. Quindi c'è un discorso anche di solidarietà, ma anche di capacità di assumersi le proprie responsabilità. Cioè, qui c'è troppa gente che si gira dall'altra parte, e allora poi chi paga? L'anello debole, il piccolo imprenditore, paga la persona che si trova la casa allagata. Ma attenzione, qui è un discorso di legalità che riguarda intere zone della città. C'è stata questa operazione a Gravina, ma mi chiedo, ma abbiamo dimenticato San Giovanni Galermo? Abbiamo dimenticato i problemi di San Cristoforo, i problemi di Librino? Allora qui è un discorso, è la città, la parte onesta, diceva Martin Luther King, che non era cristiano, non era cattolico, ma però era un grande pastore. Mi fa più paura il silenzio degli onesti. C'è troppa gente a Catania, la cosiddetta classe politica, gli imprenditori sani, che non fanno cordata, non si fanno sentire, non danno alla gente la percezione che c'è un'alternativa, una possibilità diversa di porsi dinanzi alle difficoltà, ai problemi, perché questo imprenditore non sta chiudendo gli occhi, però dice: mettetemi nelle condizioni di poter agire. Questo da chi dipende? Dipende dalla politica, dipende anche dalla coscienza della cosiddetta classe intellettuale, permettetemelo dire, anche del parte della Chiesa, che invece di limitarci soltanto a fare delle belle prediche, che si faccia Natale in una fabbrica, che ci faccia il sit-in, la veglia di preghiera in un luogo di sofferenza per attenzionare questa realtà. Allora forse qualcosa potrebbe cominciare a trattarsi in maniera diversa. Nessuno ha la soluzione, però il problema è, come dice anche Papa Francesco, avviare un alternativo, un percorso diverso. E se non si avvia questo percorso diverso, si rimarrà sommersi dalla disperazione, dalla non speranza. E vuoi aggiungere qualcosa, Giancarlo? Sì, no, Di Giulio? Sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto. Anche le associazioni, io sono iscritto a diverse associazioni di categoria, si stanno muovendo. Però padre, sa cos'è? Sembra che in questo momento l'Italia abbia una classe politica sorda, che continua a fare errori su errori. Oggi lo possiamo ben dire, vedi il monopattino, bonus vacanze e altro, così come non ascoltano la classe imprenditoriale, non riusciamo a farci sentire, perché non c'è peggior soldo di chi non vuol sentire. Quello è il vero problema. Se ci ascoltassero, ma ascoltassero il popolo, non i dirigenti, perché i dirigenti sono avulsi da quello che è la vita quotidiana, non sanno quanto costa l'energia elettrica, non sanno quanto costa un litro di benzina per metterla nell'autovettura. Quello è il vero problema. E ricordiamo anche che la scadenza del 30 novembre è stata posticipata al 10 dicembre, non di al 10 di gennaio. E quello è il problema. È incredibile, una presa in giro. E noi quotidianamente, al 10 di dicembre, quotidianamente tutti siamo presi in giro da una classe politica, e attenzione, non faccio una distinzione partitica, certo, ma sono tutti incapaci. Diciamolo, è quello, incapace. Però, dobbiamo salutare padre Giovanni Calcara. Prego Giovanni. Sì, no, è vero, però è anche vero che la classe politica si nutre del sentimento, perché questa classe politica è espressa da un voto che, dobbiamo dirlo, non sempre è libero. Lei chiama politici, io non li chiamerei neanche, non li degnerei neanche di questo nome. Questa, a Palermo si usa un'espressione, questi sono pagnottisti, questa è gente che va in galera per dare il posto ai propri familiari, non rubano neanche più per il partito, per la corrente. Allora, questa classe politica va mandata a casa, ce lo dobbiamo ricordare quando votiamo. Allora torno a ripetere, una presa di coscienza, quando noi facciamo sentire il politico in disagio, quando viene a fare la passerella,
si incomincia da questi piccoli segni, da questi piccoli gesti. Attenzione però, ma se siamo noi cittadini che andiamo a cercare il potente di turno, il boss della zona a cui andiamo a offrire i voti, i servizi, in cui i genitori vanno a offrire anche i bambini per la prostituzione minorile, diciamo anche questo, e allora non si salva più nessuno. Tutti abbiamo bisogno di fare un passo indietro e riconoscere nell'altro il bisogno concreto dell'uomo, della persona, si riparte da lì. Poi verrà la nuova classe politica su cui bisogna investire, e le scuole di politica, il servizio a bene comune, ma se il ragazzo vede che il discorso della legalità è relegato soltanto a scuola, quando poi il papà a tavola parlano di altri argomenti, quando sa che la difficoltà della famiglia è avere quelle 5 euro, 10 euro per fare la spesa, allora capite che lì non si salva nessuno. E non è una minaccia, ma il Signore chiederà conto a ciascuno delle proprie responsabilità, anche di chi non investe nella dimensione produttiva, ma preferisce i cosiddetti investimenti sicuri, che poi, in cui trovano anche tante volte le fregature di tanti fondi che prendono in giro. E la fotografia di questa Italia incapace, è imbarazzante, aggiungo io, è quella che alla sanità calabrese, dove appunto si trova peraltro il nostro padre Giovanni Calcara, è stato nominato dopo 5, diciamo, tentativi andati a vuoto, un ex poliziotto. Sì. Quindi l'Italia non riesce nemmeno a esprimere qualcuno che abbia competenze su determinate specifiche, su specifici settori, no? Ma la dice lunga questo, sì, ma la dice lunga di quello che stiamo vivendo, esatto. Della impreparazione totale che hanno i nostri politici, ma a iniziare da quelli comunali, attenzione, certo. Perché ricordiamoci che poi i politici più importanti, secondo me, in Italia non sono quelli che sono al governo, sono quelli che sono al comune, perché sono quelli che hanno il polso della situazione, certo. E che dovrebbero in qualche maniera sollecitare il governo, perché poi è un sistema piramidale, no? E quello è importante. Io, padre, mi permetta, credo che il nostro ragionamento oggi si possa riassumere in una parola, che è quella che ci siamo detti più volte: si deve tornare a un vivere etico. L'etica, io guardi, sono un grande seguace di quello che è stato, secondo me, il più grande imprenditore nella storia economica d'Italia, che è Adriano Olivetti. Adriano Olivetti metteva al centro del suo operato l'etica. Ecco, oggi si deve tornare a essere etici, Umberto. Cominciamo a parlarne di etica, perché sì. Purtroppo è sconosciuta. È sconosciuta, purtroppo. È davvero sconosciuta. Padre Giovanni Calcara, ti rivedremo in settimana nella tua rubrica In Punta di Vangelo, venerdì. Grazie. Sì, con un piacere, e invito tutti, ecco, ad alzare lo sguardo. La salvezza è vicina, ma la salvezza non viene con la fata turchina, è la presa di responsabilità, cioè diceva Don Pino Puglisi, se ciascuno di noi facesse la sua parte. E mi auguro che la possiamo fare tutti, il mondo dell'informazione, l'imprenditoria, ma anche come comunità ecclesiale. Grazie a padre Giovanni Calcara dal convento di San Domenico in Soriano, a Vibo Valentia in Calabria. Lo ritroveremo venerdì nella rubrica che appunto manderemo in onda In Punta di Vangelo. Adesso ci spostiamo con Espansione TV a Como, anche lì insomma situazione disastrosa per quanto riguarda i commercianti. Sentiamo, perché diciamo spesso che qui ci lamentiamo, mentre al nord magari si rimboccano le maniche. Sentiamoli. Bar e ristoranti chiusi, negozi con le saracinesche abbassate o addirittura sfitti. Non si tratta in tutti i casi di chiusure definitive, ma imposte dalle restrizioni, ma camminando in centro Como è evidente la situazione di difficoltà che stanno attraversando le attività. Commercianti e ristoratori ora puntano tutto sul mese di dicembre con il Natale per salvare il salvabile di questo difficilissimo 2020. Il periodo non è facile per niente. L'afflusso di persone ovviamente è diminuito tanto, quindi si fa fatica. Siamo consapevoli che dovremo farcela con le nostre gambe, aiuti ultimati non sono ancora arrivati. Purtroppo sono tempi grami per il momento e speriamo che ci sia qualche agevolazione adesso che arrivano le festività natalizie, se no siamo veramente, come si suol dire, alla frutta. Quello che abbiamo perso è irrecuperabile, ovviamente. La speranza di recuperare qualcosina con Natale e di riuscire ad arrivare a primavera. Che magari a primavera
vuoi col vaccino, vuoi con qualsiasi cosa, ma si può recuperare, almeno per rimanere in piedi, perché non so se così si riesce a rimanere in piedi, mi sa di no. Si ha meno paura rispetto a marzo-aprile, però comunque di gente non ce n'è in giro. Finché tengono i comuni chiusi, dubito fortemente che ci sarà un miglioramento. Siamo in attesa anche del nuovo DPCM. Si spera che dal 3 di dicembre ci possa essere una riapertura degli ulteriori negozi, anche dei ristoranti, che quindi in città anche turistiche, insomma anche come Como, ci porti un po' più di movimento. Abbiamo voluto così accendere un riflettore proprio su una parte dell'Italia, no? Dove dicono si lavora, ci si rimbocca le maniche, ma la situazione è simile alla nostra, mai come in questa pandemia. E, nascerà il cashless, cioè il cashback, si ritornano indietro i soldi, si utilizzeranno le carte di credito e i bancomat in generale. Bisogna soltanto iscriversi e poi si avrà un bonus, credo di 150 euro ogni 1500 euro spesi, per un massimo di 3.000 per quello che è il, diciamo, questa nuova norma, questo nuovo decreto del governo. Dovrebbe partire dall'8 di dicembre. Prima di vedere il contributo, pensi possa risolvere i problemi, diciamo, dell'economia circolare? Ma sicuramente no, però zucchero non guasta bevanda, quindi il fatto che ci sia, come dire, si cerchi di dare un refund in qualche caso ad ogni spesa va bene, per carità, sono le vecchie schede punti che si utilizzavano una volta, oggi insomma è diventato... Mi preoccupa il fatto che tu ti debba registrare e quindi sei un po' controllato nella tua economia, nella tua spesa. Dove c'è un controllo così attento, così forte, io non sono sempre d'accordo, perché non c'è, in un mondo liberale non ci può essere questo grande controllo. Detto questo, assolutamente, ma l'economia va aiutata in altri sensi, dicevamo prima, togliendo la burocrazia e soprattutto, guarda, permettimi Umberto, non pensare che l'imprenditore sia al pari del truffatore o del delinquente. Cioè, molto spesso noi abbiamo visto un atteggiamento che non è sano nei confronti dell'impresa. L'impresa non vuole, come dicevo prima, rubare, vuole lavorare. Allora togliere un po' di paletti, un po' di controlli, perché non fanno altro che stancare l'imprenditore e laddove poi non riesce è costretto a trovare l'escamotage. Questo dico. Sempre esaustivo il nostro Giancarlo Di Giulio. E allora andiamo a vedere questo contributo da appunto Mondo Bizzarro, come funziona il cashback. Salve, dal prossimo 1° dicembre arriva il rimborso sugli acquisti per chi paga con carte di credito. Si tratta di un rimborso sulle spese fino a 3.000 euro. Dunque, vediamo nel dettaglio. Prima però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare la campanella che vi avviserà ogni qualvolta caricherò un nuovo video. Dunque, bonus da 300 a 3.000 euro per chi paga con carta. Dal 1° dicembre arriva il cashback, ovvero un rimborso sugli acquisti per chi paga con carte elettroniche. Vanno bene tutte, basta che non siano contanti. Ovviamente lo scopo è quello di dirottare la maggior parte degli acquisti sui pagamenti tracciabili, per contrastare l'evasione fiscale. I dettagli ufficiali non sono stati ancora pubblicati, ma dalle prime indiscrezioni sappiamo che il bonus consiste nella restituzione del 10% delle spese effettuate su una soglia minima di 3.000 euro. Così, su 3.000 euro di spesa, lo Stato ce ne restituisce 300. Niente male. Attenzione però, il cashback vale solo per i pagamenti nei negozi fisici, non per gli acquisti online. Inoltre, sembra che per averne diritto occorrerà fare almeno 50 transazioni ogni 6 mesi. Però c'è anche una buona notizia. Se la misura dovesse funzionare, la soglia potrebbe essere alzata oltre i 300 euro. Ed infine, ciliegina sulla torta, oltre al cashback semplice ci sarà anche il super cashback, ovvero un premio, diciamo così, da 3.000 euro per le prime 100.000 persone che effettueranno il maggior numero di pagamenti elettronici in un anno. E dovrebbe contare il numero di operazioni e non le cifre spese. Dunque, una sorta di incentivo per avviare le persone a questa nuova abitudine. Che dire, questa cosa sembra davvero interessante.
Bene, è tutto. Se il video vi è stato utile, vi chiederei di lasciare un bel mi piace, ovvero pollice su, per supportare il mio lavoro. E ricordate di iscrivervi al canale per restare aggiornati. Noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao! E dunque, anche se si utilizza il bancomat o la carta di credito, comprate nel negozio sotto casa o dalle vostre parti, senza criminalizzare o penalizzare i grandi colossi degli acquisti online, però comprate sotto casa. Per questo motivo vi invitiamo sempre anche a sostenere le imprese, così come sta facendo SicrePress ormai da tempo, dal mese di marzo, da quando è cominciata la pandemia. Siamo accanto a diverse piccole e medie aziende, come appunto il birrificio Namaste, e tra l'altro oggi non possiamo dare una bottiglia di birra a Giancarlo Di Giulio, che invece appunto le offre ai nostri ospiti attraverso l'informazione raccontata, ed è un modo per fare sinergia, evidentemente in un momento estremamente complicato, perché come ci ha detto lui, i suoi operai sono in cassa integrazione, sono dunque a casa. Come vedete qui sul tavolo c'è un panettone che peraltro è artigianale, di cake amore di zucchero, di Corso delle Province a Catania. Non è pubblicità, è soltanto che SicrePress vuole sostenere le imprese, le botteghe, chi sta dietro veramente al lavoro di ogni giorno in maniera artigianale, come è artigianale la birra, è artigianale anche questo panettone, che credo sia i fiori d'arancio e pistacchio, eh? Quindi portalo via subito, perché finita la trasmissione potremmo anche aprirlo qui velocemente e farlo sparire. Quindi lo offriamo a Giancarlo Di Giulio in questa sinergia per sostenere le imprese siciliane, catanesi nello specifico, ma soprattutto le imprese che si trovano sotto casa, vicino casa, proprio perché hanno bisogno del contributo di tutti, senza voler penalizzare, ripeto, i vari colossi degli acquisti online, che sappiamo hanno una loro vita e una bella vita, perché sì, sono andati in crescita durante la pandemia. Questi sono numeri statistici. Ma guarda, io non ho assolutamente nulla contro i grandi colossi, perché hanno investito, ci hanno creduto, si sono messi in discussione, cioè non è che qualcuno gli ha regalato qualcosa. Io intanto ti ringrazio e ringrazio la collega artigiana Giusy Capone. Giusy, grazie Giusy per questo bellissimo pensiero che hai avuto, ma lo prendo non a nome della mia azienda, ma a nome di tutte le aziende che operano nel territorio, ma non solo siciliano, non solo catanese, ma nazionale, e quasi in un abbraccio corale, no? Un abbraccio collettivo che ci dobbiamo dare noi imprese. Ma anche lì un mio, permettimi, un piccolo messaggio. Gradirei anche una maggiore attenzione da parte dei gestori della GDO, dei grandi gruppi dei supermercati catanesi siciliani, alla piccola produzione. Createci uno spazio, createci, la butto lì, i vari gruppi che adesso, per non fare torto a nessuno, non voglio nominare, però dico, i vari gestori di tanti supermercati, perché non create un angolo artigianato siciliano, laddove le piccole realtà di ogni piccola provincia della Sicilia, ma d'Italia, possano mettere lì anche, come dire, in conto vendita a titolo gratuito, cioè dateci l'opportunità. Ottima idea, ottimo suggerimento. Ci riuniamo, ci incontriamo, ci date un angolo dei vostri mega supermercati, noi vi diamo il prodotto in conto vendita, lo mettiamo lì. Poi il vostro avventore, il nostro cliente, se ci vorrà fare la cortesia di acquistare il nostro prodotto, ci dareste una mano anche importante, ma già il fatto stesso di sentirvi vicini sarebbe molto importante per noi. Quindi ottima idea. Grazie per lo consegno per... fisicamente, si chiama appunto Cake Amore di Zucchero di Giusy Capone, è un panettone artigianale, e quindi questa sinergia, grazie a SicrePress, che si fa strada tra i piccoli e medi imprenditori siciliani. Molto apprezzato. Allora, grazie ecco. Umberto, grazie a Giusy. Se ancora, ripeto, la piccola imprenditoria, la media imprenditoria siciliana, ma non solo siciliana, nazionale, debbono fare squadra. Noi dobbiamo far sì che l'economia di questo Stato, di questa regione, ma della nostra amata Italia,
si rialzi e si riprenda più forte che prima, perché dobbiamo fare ognuno di noi la nostra parte. Grazie, grazie Giancarlo Di Giulio del birrificio artigianale Namaste. E torniamo tra poco con Giancarlo, ci rivedremo sicuramente settimana prossima. Siamo entrati in un periodo particolare dell'anno, anche se non vediamo l'ora che arrivi il nuovo di anno. E dunque adesso linea alla regia per chi sostiene l'informazione libera, quella di Sicrapress. Quindi salutiamo anche i nostri partner e poi Serena Valastro ci porterà ad Acireale con Sandro Gaglio. Quando la passione diventa mestiere. Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania in via Enrico Fermi numero 3, numero 5. Attestato di benevenenza a Sandro Gaglio, quindi cominciamo con un collega giornalista per chi non lo sapesse, con la seguente motivazione. In data 28 agosto 2020, in località Santa Maria La Scala, presso il dito Bora Bora, interveniva in soccorso di bagnanti trascinati dalla corrente a largo, dimostrando con coraggio e sprezzo del pericolo elevatissima perizia nelle tecniche di salvataggio. Il 30 novembre la città di Acireale ha voluto rendere omaggio al Corpo Volontario di Soccorso in Mare, rappresentato da responsabile di servizio Sandro Gaglio, nonché da tempo collaboratore di Sicrapress, i volontari Marco Busà, Gioele Sciacca e Vittorio Marullo. Gaglio ha ricevuto l'attestato di benemerenza civica da parte della città di Acireale, per mano del sindaco Stefano Alì. Un trionfo e grande soddisfazione per il Corpo Volontario di Soccorso in Mare, impegnato sul territorio per la salvaguardia dei cittadini. Questi ragazzi quest'estate si sono spesi tutti i giorni, senza fermarsi mai un istante. E assieme ai ragazzi, il comandante della
sezione della Capitaneria di Cereale, che giornalmente e puntualmente andavamo a trovare, perché consigli di chi ci può dare tanto aiuto servono sempre, è stato sempre al nostro fianco. Grazie. Abbiamo pensato di mettere assieme all'amministrazione, e estrapolando dal Consiglio Comunale, chi il mare forse ce l'ha nelle vene, forse è meglio di me, ed è il consigliere Martino Flori, che ci ha chiamato quando si è trattato di lavorare al Solarium dedicato ai disabili, alla disabilità. Io sono un operatore di persone disabili in acqua. I ragazzi tutti, senza escludere alcuno, si sono posti a disposizione delle persone che hanno veramente bisogno di una mano di aiuto. E questo per dire che quest'anno questo servizio dedicato ai disabili è stato un servizio eccellente da parte dell'amministrazione e spero da parte dei nostri ragazzi. Di dare un piccolo pensiero che è lo stemma della nostra associazione. Questi che vedete con giacca addosso sono quei ragazzi con i pantaloncini e la maglietta bianca, e sono ragazzi che non hanno neanche un istante avuto dubbi quando era necessario mettere la loro vita a disposizione per salvare quella degli altri. Grazie, grazie ancora.